Qui appunto noi invece abbiamo le barrique, opere francese sempre, con la particolarità di affinamento del legno di diversi mesi, quindi andiamo dai 36 mesi ai 40 mesi. Legni differenti, sempre rovere francese. Questo è il nostro Padosé, la nuova chicca nata in azienda Finigeto. E la particolarità appunto che è un millesimato del 2017, è un pino nero, metodo classico, oltre poco invece. La sua caratteristica sta nella sua freschezza e nella sua mineralità, nella sua sapidità. È un Padosé secondo me intrigante e da abbinare anche a tutto pasto. Questo è il Niro, il nostro pino nero di Oltrepò Riserva, e questa come è nata nel 2018. Noi le uve vengono raccolte appunto rigorosamente in cassette, le portiamo velocemente in azienda dove lì le abbattiamo la temperatura e portandole intorno ai 5 gradi. In questo modo riusciamo a fare una macerazione pellicolare a freddo per circa una settimana, 10 giorni, dove l'idea è proprio di far, diciamo, esplodere l'acino, cioè quindi l'acino al suo interno va a questa macerazione fino ad esplodere, quindi estrarre proprio tutta questa parte fruttata della varietà. Finita la fermentazione a temperatura controllata, viene svinato e successivamente messo in barrique per 12 mesi, dove lì rimarrà fermentare con la sua fermentazione malolattica. Successivamente viene poi tolto dalle barrique, messo in acciaio, dove rimarrà per 6 mesi. Questo vino, prima di entrare in commercio, ha bisogno di 24 mesi prima di poter uscire. Sono Marco Terzoni, sono l'enologo dell'azienda Finigeto, vi aspettiamo qui tra queste bellissime colline e, ad assaggiare i nostri vini e anche le nostre chicche e le nostre novità.